avere il direttore Molinari, il direttore di Repubblica, è veramente per me una notizia bella. Devo dire che io lo seguo come saggista, lo seguo da quando è giornalista e direttore della stampa ed è approdato ora alla Repubblica. Io leggevo poco la Repubblica e da quando è arrivato lui ho ricominciato a leggere la Repubblica. Quindi è qualcosa che devo testimoniare, perché si è sentita un po' questa innovazione. Quando abbiamo cominciato con Carlo Corazza, che è un giornalista, anche lui è stato portavoce di personaggi e che ora è rappresentante del Parlamento europeo in Italia, questa avventura di individuare e poi dare luce alle buone pratiche. E era il periodo più buio del paese. Veramente leggevamo soltanto brutte notizie e persone che ci raccontavano cose che non si potevano fare. E abbiamo pensato di individuare, con un giudice della Corte dei Conti, Mencarelli, di individuare tutti insieme delle buone pratiche per raccontare delle buone notizie. E abbiamo iniziato a novembre del 2020 e man mano siamo andati avanti. La notizia bella di oggi è che quando sono stati fatti i nomi delle persone presenti è stato un giudizio all'unanimità e quindi fa piacere quando c'è condivisione e c'è un raccordo di idee e unanime. Piace molto quando questo premio Buone Pratiche viene riconosciuto dai giornalisti, è l'attacco, la disinformazione che c'è stata da marzo-aprile, mesi più brutti. Era chiaramente una disinformazione promossa dalla Russia, in parte dalla Cina, tendente a dividere i paesi europei. Era un chiaro attacco all'Occidente, tanto per ricordare un ottimo libro del direttore Molinari, in cui erano attaccati i nostri valori, la democrazia liberale. E il problema è che la gente ci credeva. Io ho visto un sondaggio a aprile in cui buona parte degli italiani consideravano i russi e i cinesi come quelli che ci stavano aiutando, che ci mandavano, mentre invece come i francesi e i tedeschi i nostri nemici. Quindi questa logica di indebolire l'Occidente, di dividerlo, di giocare, di soffiare sul fuoco della frustrazione, della rabbia, della paura e anche insomma alimentando il sovranismo e il populismo stava funzionando. Poi per fortuna anche dopo le elezioni di Biden l'Occidente sta reagendo, l'Unione Europea ha dato una risposta efficace e coraggiosa alla crisi. Io ho trovato assolutamente straordinario lo spirito con cui il Presidente degli Stati Uniti è venuto in Europa proprio per rinsaldare un'alleanza delle democrazie liberali contro i regimi autoritari, però tutto questo ha come perno la qualità dei nostri media, cioè quello che io dico sempre, e questa è una cosa che ripete sempre il Parlamento europeo. I giornalisti di qualità sono le prime sentinelle della nostra libertà. C'è una simbiosi assoluta tra democrazia liberale e libertà di stampa. Infatti, quando la democrazia liberale comincia a cedere, il primo segnale, come lo stiamo vedendo purtroppo in Ungheria e in parte anche in Polonia, è proprio la soppressione della stampa libera e il cuore della difesa delle democrazie liberali, che io credo saranno sempre più in primo piano nell'agenda dell'Occidente. Grazie mille. E quindi io passerei la parola a Eugenio per spiegare la motivazione che sottende al premio riconosciuto al direttore Maurizio Molinari. Per la sua attività di giornalista, dedito con lucidità ed equilibrio ad analizzare e commentare le linee di politica italiana e internazionale. Per oltre 10 anni corrispondente dagli States, poi direttore della Stampa, infine direttore della Repubblica, autore di saggi e opere di spessore, ha saputo favorire non solo una sana divulgazione e informazione, ma anche la formazione di giudizi maturi e consapevoli, completi e professionali, sempre finalizzati ad un confronto cortese ed equilibrato. La sua figura e i suoi contributi hanno saputo dare e continuano tutt'oggi a fornire a fasce crescenti di lettori le giuste chiavi di analisi nel rispetto dei valori più autentici e più rappresentativi del nostro paese. Perfetto, allora grazie Eugenio. Vorrei innanzitutto verificare che il direttore è collegato, perché non mi compare sulla schermata breve. Direttore Maurizio Molinari, appena ti vedrò poi ti porrò la parola.
una domanda. Io sono qui. Perfetto, adesso con l'audio ci siamo, ti vedo anche in video. Buongiorno, benvenuto, congratulazioni per questo, immagino che non sarà, grazie, non è il primo e non sarà nemmeno l'ultimo premio della tua carriera. L'occasione ormai, come vedi, siamo un gruppo collaudato di amici che fanno queste cose, ma che poi pescano nel mondo delle buone pratiche e del personaggi di spicco e di spessore nei rispettivi ambiti. La buona prassi nostra è fare delle domande, oltre che congratularci con i vincitori e gli assegnatari dei premi. E parlando con Maurizio Molinari, io ci siamo incontrati la prima volta a Torino nel corso della manifestazione del ricordo dell'UNCI e Casalegno, ti ricordi qualche anno fa, nel 2017, credo. Però è evidente che molti anni che seguo Maurizio Molinari come giornalista, prima ancora che direttore. E secondo me, la domanda che ti vorrei porre in questo contesto, visto che sei una delle fonti sicuramente più autorevoli per parlare in Italia, il nuovo corso degli Stati Uniti. Tu hai una lunga carriera e lucidissima carriera di corrispondente, prima ancora che poi di direttore dei nostri quotidiani più rappresentativi, tra i più importanti, tu hai una profonda conoscenza dell'inner America, diciamo così. E quindi vorrei che, e sappiamo, insomma, chi conosce un po', io ho mezza famiglia negli Stati Uniti, sappiamo di cosa parliamo. E vorrei che, ne hai scritto tanto, ma è l'occasione per parlare ancora un po' di questo nuovo ruolo di Biden. E io ti pongo subito una domanda che non è provocatoria, ma un po' bumps oltre l'analisi superficiale. Riesce a fare benissimo gli interessi degli Stati Uniti, come gli Stati Uniti fanno da più di 100 anni, legittimamente come ogni paese, a differenza del suo predecessore, dimostrando anche una particolare attenzione nel contesto internazionale, ricucendo con i vecchi alleati al di qua dell'Atlantico, ma insomma, diciamo un capolavoro, oltre che di politica, anche di diplomazia, Joe Biden. Cosa pensi dal tuo punto di vista, molto autorevole? Ma innanzitutto grazie per questa occasione, grazie alla giuria, grazie per il premio, è un piacere essere qui con voi. E la domanda di Alessandro Garimberti mi porta a sottolineare quelle che sono le caratteristiche fondamentali del presidente Biden, della sua amministrazione e di quella che è stata l'azione di governo da quando il 20 gennaio si è insediato alla Casa Bianca. Fondamentalmente ciò che distingue Biden dai predecessori è la volontà di ricostruire dal di dentro la democrazia americana. E nel fare questo di rispondere alla doppia sfida che vede le democrazie rappresentative sfidate all'interno dai gruppi e movimenti populisti e all'esterno dalle autocrazie. Questo è l'assedio all'Occidente che vede gli Stati Uniti primo obiettivo, ma che in realtà vede tutti i paesi democratici alle prese con dei movimenti di protesta all'interno che cavalcano lo scontento, per molte ragioni giustificato, dovuto alle diseguaglianze, fino a portarlo oltre la linea rossa della delegittimazione della democrazia rappresentativa, anche in maniera violenta, questo è vero negli Stati Uniti, in Nord America, come anche in Europa, e questi movimenti di fatto fanno gli interessi delle grandi autocrazie che si propongono di cambiare l'ordine internazionale a loro favore. Sostanzialmente sono a livello globale la Cina e la Russia, ma anche a livello locale sono paesi molto aggressivi nelle loro proiezioni geopolitiche, la Corea del Nord, l'Iran per molti versi, la Turchia, che tentano di cambiare l'ordine internazionale per indebolire la presenza delle democrazie. La cosa interessante è come, cioè la formula con la quale Biden si propone di rispondere a questa doppia sfida, che è quella di ricostruire le democrazie dall'interno. Cioè, la sua idea di fondo è: se le democrazie si rilegittimano agli occhi dei loro cittadini, si rafforzano, respingono la sfida dei populismi all'interno e di conseguenza si possono presentare con una ritrovata energia anche sulla scena internazionale. E come si ricostruiscono le democrazie dall'interno? La formula che Biden adesso ha condiviso anche in questi ultimi vertici con la NATO e con l'Unione Europea è quella aumentando la protezione dei cittadini, ovvero difendendo i cittadini dai nuovi pericoli, la pandemia, il terrorismo,
la violazione dei loro diritti sul cyber, i cambiamenti climatici. Ci sono tutta una serie di nuove tipologie di aggressioni nei confronti dei singoli che a livello nazionale creano delle situazioni di instabilità. Il compito dei governi democratici per Biden è saper rispondere alle istanze climatiche ricostruendo le infrastrutture, rispondere alle minacce cyber e creando dei nuovi network di comunicazione cibernetica capaci di difendere e tutelare i diritti e la sicurezza dei cittadini, e rispondere alle diseguaglianze con formule di giustizia economica, rispondere alla pandemia con una sanità che sia parte della sicurezza nazionale e rispondere alla sfida del terrorismo grazie alla collaborazione fra forze di sicurezza e cittadini. Sostanzialmente è un'idea di ricostruzione delle democrazie dall'interno. E quando Biden o il suo segretario di Stato descrivono questo concetto, e sostanzialmente cosa dicono? Dicono che tutti i nostri paesi fondamentalmente si trovano di fronte a delle situazioni di crisi nazionali che hanno degli elementi comuni. Di conseguenza i nostri paesi si devono unire per dare delle risposte comuni a queste nuove, a questa nuova agenda. È un approccio nuovo, drammaticamente nuovo rispetto al passato, rispetto ai 78 anni di Joe Biden, ma che trova grande ascolto nei paesi europei, in Canada, perché obiettivamente riflette una situazione vera e reale. Cioè, se i governi democratici riusciranno a difendere gli individui garantendo più sicurezza e in ultima istanza più felicità, riusciranno a rimandare indietro l'assalto populista e a far fallire l'assalto delle autocrazie che puntano a diventare i nuovi leader del pianeta. Questa è un po' la strategia di Biden, devo dire si incrocia per molti versi con quella del presidente del Consiglio italiano Draghi, ma non solamente con lui, è un po' un'idea di ricostruzione dell'Occidente dall'interno. Direttore, io ti propongo questa riflessione che facevo questa mattina, anche dopo aver letto la notizia della nomina di Lina Khan alla guida dell'antitrust americano, che è una scelta dell'amministrazione molto significativa, molto coraggiosa, perché ricordiamo, al di là del genere maschile e femminile, che non dovrebbe più neanche essere sottolineato, ma si tratta di una giovane di 32 anni, con un curriculum di studi notevole, con delle abilità notevoli, ma l'amministrazione mette nel mirino le big tech, sostanzialmente quelle start-up dell'anno 1996 che sono così cresciute nel grembo americano da andare ben oltre la sovranità dello Stato. Ecco, la riflessione è questa. È corretto secondo te dire che da Trump a Biden si passa dal sovranismo al ripristino della sovranità, che era un po' sfuggita, no? Non solo agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono dove queste start-up si sono sviluppate, la rivoluzione tecnologica che tanto bene ha fatto al mondo, ma che, come diceva Larry Irving pochi mesi fa in un'intervista rilasciata anche ai media italiani, all'epoca erano start-up, Google, Facebook e tutto questo armamentario di nuovo mondo digitale, oggi sono delle società autoreferenziali. E qui nella nomina, e questa è la riflessione che ti propongo, nella nomina di Lina Khan, bella, cioè, voglio dire, attrezzata per fare questa sfida e per recuperare la sovranità, io leggo anche un passaggio dal sovranismo, che è tutta come tutti gli ismi è una cosa così, al ripristino della sovranità dello Stato sullo strapotere anche delle big tech. Sei d'accordo, visto che il tuo è molto più autorevole il mio tuo pensiero del mio? Sono due aspetti coincidenti. Da una parte è giusto sottolineare che c'è un'attenzione particolare dell'amministrazione Biden sulla parità di genere. Questo è un tema per gli americani che ha a che vedere con i diritti civili, che è iniziato con la stagione del Me Too a diventare patrimonio collettivo, è un po' uscito dal recinto dei diritti delle donne, è diventato una questione che riguarda i diritti di tutti. In Europa questo ancora non avviene, tranne delle eccezioni, è un tema sul quale bisogna fare una riflessione profonda. Non c'è dubbio che le democrazie che al loro interno si stanno ridefinendo, assegnano alla parità di genere un valore rivoluzionario. Non solamente nella scelta
dei componenti del governo o dei vari corpi che lo compongono, ma anche nella narrativa, anche nel linguaggio. Ed è molto interessante sottolineare la coincidenza fra quello che è avvenuto a distanza in realtà di pochi mesi negli Stati Uniti con l'amministrazione Biden, che ha portato una grande diversità al governo degli Stati Uniti, non solamente donne, ma i diritti dei transgender, le minoranze, i nativi americani, e quanto è appena avvenuto in Israele, dove la nascita del nuovo governo sostanzialmente ha portato al governo del paese una coalizione arcobaleno, come non era mai stata nella storia di Israele. Non solo 7 donne su 27 ministri, ma anche qui una coalizione che rappresenta tutte le diversità della società israeliana. È molto interessante questo. È un fenomeno nuovo che io credo che molto, molto presto vedremo affermarsi anche in Europa. Penso ad esempio alle imminenti elezioni che ci saranno in Germania, dove noi abbiamo la possibilità di avere un cancelliere donna verde con un vice musulmano, le cui posizioni sono a dir poco conservatrici. Quindi il punto vero è che c'è una parte del mondo democratico che si sta ridescrivendo attorno al concetto della diversità. È interessantissimo. Il secondo aspetto è quello di obbligare gli OTT, gli over the top, i giganti digitali americani, a rispettare le leggi. E su questo assolutamente sì, D'Alessandro ha ragione, c'è l'elemento del riscatto dello Stato nazionale. Questo è un passaggio molto importante. Allora, innanzitutto perché gli over the top sono stati protagonisti della fase, diciamo, adolescenziale dello sviluppo del digitale, dove per loro capacità, anche merito, ma si sono affermati in maniera dominante, al punto però da porre delle questioni molto serie sul rispetto dei diritti degli individui, e soprattutto sul rispetto dei diritti degli individui che interagiscono sul digitale, attraverso le comunicazioni digitali. Quindi c'è un problema da parte degli Stati, ed è importante che noi abbiamo qui anche un rappresentante autorevole del Parlamento europeo, questo è un tema sul quale il Parlamento europeo ha agito prima di qualsiasi altra istituzione internazionale nella difesa del diritto del copyright e della proprietà intellettuale sul web, arginando di fatto il ruolo di OTT. Questo è un elemento strategico della rilegittimazione dello Stato nazionale. La situazione dello Stato nazionale passa attraverso le politiche alle quali prima facevamo riferimento, la difesa dei cambiamenti climatici, la difesa del diritto di genere, ma anche attraverso l'attestazione dei diritti digitali, ovvero uno Stato esercita la sua sovranità sui suoi cittadini, se i suoi cittadini interagiscono sul web, sulla realtà digitale, sono protetti dalla sovranità dello Stato. Sono protetti dalle leggi dello Stato e di conseguenza gli operatori digitali devono rispettare a loro volta le leggi dello Stato. C'è dunque un ritorno, una rilegittimazione dello Stato nazionale, un processo molto interessante, solamente all'inizio, che io credo che porterà anche, se tentiamo di guardare un pochettino più in là, a una ridefinizione dello Stato nazionale, perché lo Stato nazionale non può essere più solamente quello che nasce nell'Ottocento e si rafforza nel Novecento, ma deve essere uno Stato capace di interpretare la società nel XXI secolo. Se nel XXI secolo la stragrande maggioranza dei cittadini di un paese come l'Italia o la Francia interagisce sul digitale, comunica in questa maniera, e di fatto i suoi diritti, ma anche i suoi doveri, si devono essere in qualche maniera ricalcati, ripetuti e ricodificati nella realtà digitale. Io credo che su questo l'Europa ha una cultura giuridica d'avanguardia. Credo che sarà più facile per i paesi europei farla all'interno della cornice dell'Unione Europea, e anzi credo che potrebbero in questa maniera, in qualche maniera, segnare la strada, indicare un percorso, ed è una prospettiva affascinante. Certo, tu hai segnalato molto correttamente, molto propriamente, come tua abitudine, che questo percorso di normativizzazione del web è stato iniziato con molta fatica dall'Unione Europea,
e l'ho fatto per anni, la legge sul copyright di 2 anni fa del Parlamento, passata con enormi difficoltà, ce lo ricordiamo tutti. Ecco, ora avere dall'altra sponda dell'Atlantico, là dove sono nate queste grandi imprese, hai perfettamente ragione e condivido il tuo pensiero, sono società diventate OTT grazie alla qualità dei servizi, grazie alla ricerca e sviluppo che hanno fatto. Importante avere oggi un presidente degli Stati Uniti che da questo punto di vista della sovranità la pensi esattamente come in modo isolato, e ne parlo alla presenza di Carlo Corazza, mi sembra molto opportuno, ha cercato di fare l'Unione Europea negli anni passati. Io prima ho citato Larry Irving facendo la citazione cioè parziale, dando per scontato che tutti sapessero, tu lo sai benissimo chi è, però corre l'obbligo di spiegare che Larry Irving era il consigliere di Clinton nel 96, quando è stata fatta il Communication Decency Act, che è sostanzialmente la legislazione ultraleggera che ha permesso questo sviluppo molto, diciamo così, esponenziale di queste aziende. Larry Irving disse, in una recente intervista che ha rilasciato al Corriere della Sera, disse: nel 96 facemmo questa legislazione ultralight per evitare che i big della telefonia uccidessero in culla la nuova economia. 25 anni dopo, dice Larry Irving, è necessario dare un contenitore giuridico a queste società che sono diventate troppo grandi, hanno un potere immenso che neppure probabilmente desiderano, no? Perché vogliono un potere commerciale, ma non credo che ambiscano, vogliono un potere aziendale, un potere commerciale, ma non credo che ambiscano a sostituirsi agli stati. E allora è molto opportuno che ci sia anche alla guida degli Stati Uniti oggi un presidente che dice: rimettiamo le cose in corretto contenitore. Sei d'accordo? Assolutamente, Maurizio? Assolutamente sì, assolutamente. Perfetto, io sono molto contento di aver avuto l'opportunità di parlare, di discutere pubblicamente con te su temi che mi stanno molto a cuore, perché poi questi sono oggetto, di Cristina che è un'iscritta all'Ordine Lombardia lo sa, anche di corsi di formazione, di corsi universitari che faccio. Mi sono sentito un po' isolato negli ultimi 5 anni, oggi che ci sia Maurizio Molinari, che l'ha sempre pensata così, ma che ci sia Joe Biden, che è un po' più autorevole del Presidente del Consiglio della Lombardia, dei giornalisti, mi conforta molto, perché vuol dire che probabilmente siamo ai passi di una nuova ricivilizzazione del contesto della vita associata, perché un po' se n'era persa, diciamo, sul web. No? Poi non voglio introdurre un ulteriore capitolo, ma anche la minimum global tax, con tutti i limiti di realizzazione che avrà, però è un segnale importante che anche dal punto di vista fiscale non si vuole più lasciare l'immunità a certo tipo di imprenditoria globale. Ti faccio fare un'ultima battuta anche su questo tema, perché so che sei molto presente anche su queste tematiche fiscali. No, ma assolutamente sì, la global tax è un primo passo in questa direzione, è importante che si sia raggiunto un accordo fra Unione Europea e Stati Uniti. Era l'accordo che mancava con l'amministrazione Trump, l'amministrazione Trump si opponeva alla web tax, adesso il punto vero sarà che tutti gli stati nazionali la dovranno fare proprio nei rispettivi parlamenti, si annuncia una battaglia politica molto dura, ma io credo che sia giusto fare questa battaglia politica, perché nelle democrazie funzionano così, funzionano, come diceva Marco Pannella, attraverso i conflitti veri, i conflitti sono sani nelle democrazie quando si confrontano pareri diversi e poi c'è un parere che prevale e un altro che esce sconfitto. Ti chiedo un'ultima cosa, poi ti lasciamo ai tuoi impegni, che sono tanti. Cosa pensi del ruolo del giornalismo, limitiamoci a quello italiano, che è quello che frequentiamo più noi comuni mortali, in questo anno e mezzo? Io ti dico, penso che noi pure siamo stati travolti da un'ondata di incognita totalmente non conosciuta, e ha messo nudo, ma questo lo dico un po' anche nel mio ruolo di osservatore, insomma, parziale, ma comunque da un certo punto di vista privilegiato, ha messo nudo anche molti limiti delle nostre capacità. Beh, l'ha messo nudo anche dei virologi, dei medici, non è che adesso voglio fare le stime solo di Cilicio, però forse una riflessione profonda, al di là di alcune punte di vera virtù professionale, come i grandi inviati, il grande racconto della diffusione del Covid, un po' di confusione mentale, più fuori dai giornali che dentro i giornali, però forse un po' di confusione mentale ci è assalito. Tu cosa ne pensi? Ma io penso che è stato un periodo molto difficile, drammatico. Io l'ho iniziato ad affrontare quando ero alla guida della Stampa e poi ho continuato a Repubblica. E, diciamo, la prima difficoltà è stata garantire la sicurezza dei giornalisti. Giornalisti sono per natura i più esposti e quando noi abbiamo iniziato ad avere dei casi in redazione,
persone contagiate o che avevano dei contagiati in casa o che avevano avuto dei lutti in casa. È stato molto difficile, abbiamo dovuto ridisegnare il nostro modo di lavorare, abbiamo dovuto creare nuovi protocolli, abbiamo dovuto mettere delle garanzie sanitarie, delle protezioni sanitarie, abbiamo dovuto avere dei medici, degli infermieri in redazione. Ci sono stati dei giorni nei quali, parlo in questo caso di Repubblica, abbiamo dovuto chiudere totalmente il giornale, fare un smart working. È stata una prova durissima, da un punto di vista umano innanzitutto, perché poi la realtà, la responsabilità di un direttore, ripeto, è garantire la sicurezza e la protezione di ogni giornalista o suoi giornalista ovunque si trovi, e al tempo stesso portarlo a fare e a poter fare il proprio lavoro. È una difficoltà estrema. Se ci siamo riusciti è perché i giornalisti, come gran parte degli italiani, la stragrande maggioranza degli italiani, hanno dimostrato grandissimo senso di responsabilità. E detto questo, naturalmente ci hanno aiutato le nuove tecnologie. L'Italia ha fatto un passo avanti, un balzo avanti importante, i giornali hanno fatto un balzo avanti nella digitalizzazione, i lettori hanno fatto un balzo avanti nella digitalizzazione, Repubblica ha raddoppiato i propri abbonamenti digitali e io credo che lo stesso sia avvenuto negli altri giornali del nostro paese. Questo è estremamente positivo e bisogna riconoscere anche al governo di allora, al governo Conte 2, che riconoscendo il carattere strategico dell'informazione ci ha dato la possibilità di continuare a lavorare in un momento sostanzialmente di conflitto, di guerra. E questo ha consentito ai giornali di restare aperti, alla distribuzione, di continuare a diffondere i giornali. È stata una scelta lungimirante, molto importante, che secondo me ha contribuito a tenere in piedi il paese, perché la realtà vera è che l'esperienza di tutti noi è stata che, come in realtà ci avevano raccontato i nostri genitori e nonni, quando c'è un conflitto, le persone che stanno a casa di cosa hanno bisogno? Di cibo e notizie. Devi sapere, Radio Londra. Devi mangiare e devi sapere cosa succede. Cosa succede non solo nel tuo paese, nella tua città, ma nel tuo quartiere, perché tu non lo sai. E quindi io credo che da tutto questo il sistema dell'informazione italiana è stato messo a durissima prova, ma ne è uscito sostanzialmente più forte per merito dei giornalisti, ma soprattutto dei lettori.